essere disoccupazioni che servivano per la formazione di quei settori produttivi che potevano sembrare essere candidati innanzitutto ad impedire appunto la occupazione disastrosa verso il fallimento, ma anzi un schema di nuovo ordine anche di tipo economico del lavoro e della posizione. Perché ricordo? Perché, vedete, dopo le vacanze, cercare il dialogo con i moderati, ma rifiutare quello con i radicali significa escludere quelle maggioranze che hanno sempre creduto nelle nostre lotte. Sulla legge elettorale, perché non sia l'ennesima controriforma, serve ridare voce ai 29 milioni di italiani che votarono sia il referendum radicale contro il proporzionale e per il sistema maggioritario. Chi di voi crede? Pronti, partito. Rapidissimamente, chi di voi, dei vostri genitori, credevano in Italia, il Vaticano, divorzio, aborto e tutte quelle altre storie, servizio militare? Era impossibile. Ebbene, io vi annuncio una nuova cosa, impossibile. E mettere sotto accusa della giustizia internazionale, ONU, europea e italiana, non la casta, ma tutto lo Stato italiano colpevole di insistere in flagranza di reato contro i diritti umani, contro la Costituzione. Tutte le vostre sofferenze, i vostri sdegni, vedrete che avremo trovato il modo giusto per far trionfare con l'amnistia sicuramente una nuova certezza e speranza civile e democratica per tutti quanti, per tutte quante noi, con il Partito Repubblicano.